Quello che colpiva era il loro cantante sassofonista, un 19enne piuttosto tarchiato, con i capelli rossi radi e gli occhi di un blu triste e intenso, come sanno essere solo i cieli del nord. Van Morrison è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Nell'aprile del 1964, un annuncio enigmatico martellava da giorni sul Belfast Telegraph. Cosa sono? Chi sono? Loro! Ma che diavolo significava? Correva voce che fosse la pubblicità di un nuovo locale, ma nessuno poteva affermarlo con certezza. Fatto sta che quel venerdì del 17 aprile si radunarono poco più di una sessantina di curiosi a vedere. Le voci erano fondate. Si trattava dell'inaugurazione del Rado, la risposta irlandese al famoso Cavern Club di Liverpool. Se il Cavern aveva come alfieri i Beatles, carini e sdolcinati, il Rado aveva il loro alter ego, i Them, che al contrario erano brutti e cattivi. Provavano in un negozio di biciclette a Shaftesbury Square ed erano particolarmente convincenti nel suonare blues. Quello che colpiva era il loro cantante sassofonista, un 19enne piuttosto tarchiato, con i capelli rossi radi e gli occhi di un blu triste e intenso, come sanno essere solo i cieli del nord. Si chiamava Van Morrison. La sua voce era stata scolpita attraverso gli ascolti di vecchi dischi di Lead Belly e della tradizione folk americana di cui suo padre era un appassionato. I Them divennero un fenomeno in brevissimo tempo. Uno strano fiore sbocciato nel pieno della Blue Explosion inglese. Firmarono con la Decca e nell'ottobre del 1964 si ritrovarono a West Hampstead, nello studio 2 della casa discografica, per lavorare ad un singolo. Il produttore della sessione venne fatto volare appositamente dagli Stati Uniti. Mi chiamo Bert Burns. Modestamente penso di potervi aiutare. Tutto quello che dovete fare è lasciarmi lavorare. Chiaro? I ragazzotti irlandesi erano completamente assoggettati da quell'uomo di Broadway. Burns era l'archetipo del produttore di successo, profumato di colonia scadente e con il fermacravatta bagnato nell'oro.
Lasciarlo lavorare significava accettare la presenza in studio di turnisti, musicisti professionisti che avrebbero accelerato e facilitato il processo di registrazione. Uno di questi era Jimmy Page, un giovane chitarrista inglese capace di riprodurre qualsiasi stile in brevissimo tempo. La prima canzone a venire registrata fu un vecchio blues, Baby Please Don't Go. Sulle prime note incendiarie della chitarra di Page, la voce di Morrison si alzò in tutta la sua potenza, impressionando il produttore americano. Ehi amico, mi hanno detto che hai un numero. Beh, ora che abbiamo rotto il ghiaccio, che ne dici di farmelo sentire? Van, senza scomporsi troppo, senza guardarlo negli occhi, prese la chitarra e iniziò a far girare una serie di accordi. Poi cominciò a cantare. Arriva intorno alla mezzanotte. Mi fa stare bene, molto bene. Il suo nome è Gloria. Voglio gridarlo tutta la notte, tutto il giorno. Gloria. Era una canzone, strana, pericolosa e sensuale come una lama che scivola sulla pelle. A concludere la sessione, Burns tirò fuori, come si fa con un coniglio dal cappello, un brano scritto a mestiere. Si chiamava Here Comes the Night. Ed era perfetto sotto ogni punto di vista, un ariete per sfondare le porte del successo. I could see right out my window, walking down the street, my girl with another guy. His arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. I brani di quella sessione esplosero come una bomba, spedirono i Them in orbita e fecero saltare persino i Beatles dalle vette delle classifiche. Quella che alla fine della prima metà degli anni 60 in America chiamavano British Invasion, oltre ai Fab Four, gli Stones e gli Animals, adesso aveva anche un esercito di dischi firmati da Van Morrison e soci. Nel giro di 2 anni, però, l'avventura dei Them svanì come una bolla di sapone, schiacciata da manager, avvocati, contratti e da tutta quella serie di ingenuità in cui gli artisti sono destinati all'inizio della propria carriera. Van si ritrovò esattamente al punto di partenza. Era di nuovo a Belfast, precisamente ad Ainsford Street, nella villetta a schiera dei suoi genitori, completamente fuori gioco, ad appuntare canzoni e fantasticare su un futuro in California, dove aveva conosciuto una ragazza madre di cui si era perdutamente innamorato. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Well, my heart would pass
trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory graces day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. A rimetterlo in carreggiata arrivò una telefonata. Hai qualcosa di nuovo, Van? Ho una casa discografica tutta mia adesso e mi piacerebbe produrre qualche disco a tuo nome. Sono lusingato della tua offerta, Bert. Ho delle belle canzoni, ma sono completamente al verde. Come faccio a raggiungerti? No, non preoccuparti, penso a tutto io. Ci vediamo a Broadway, amico. New York non era esattamente la California, ma i $2,500 di anticipo, un biglietto aereo in prima classe e il contratto discografico che Burns gli fece recapitare rappresentavano un'alternativa allettante. Morrison varcò la soglia del Brill Building il 26 marzo del 1967. L'ufficio di Bert era al sesto piano. Sulla porta c'era scritto Bang Records. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I'll show out the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Il giovane cantante si presentò con un nastro sotto braccio. Queste sono le canzoni che mi hai chiesto. Il produttore, senza troppi convenevoli, azionò il registratore e ascoltò i provini. Erano piuttosto scarni. Ad accompagnarlo c'era solo una chitarra acustica e un tamburello a scandire il tempo. Sai una cosa? Suonano talmente bene che sarei quasi tentato di pubblicarli così come sono. Le parole dell'uomo rincuorarono il giovane artista che aveva fatto della propria integrità artistica una bandiera, motivo per cui aveva rotto con la sua band. Nonostante le premesse, il 22enne Morrison due giorni dopo si trovò catapultato in studio, circondato da una decina di session men. Bert aveva arruolato i migliori turnisti della Grande Mela, compresa Sissy Houston e le Sweet Inspiration come coriste. Il ragazzo non faceva in tempo a finire di suonare una canzone che Gary Sherman, l'arrangiatore, aveva già pronte le partiture per il resto dei musicisti. Per quanto si sentisse inibito, Morrison cercò di difendere con tutta la forza la natura di quelle canzoni, selvatiche e pungenti come l'ortica. Mi piacerebbe che fosse tutto più libero, Bert, continuava a ripetere confuso di fronte all'infallibile macchina produttiva americana. In due giorni registrarono 8 canzoni. Finita l'incisione, telefonò a Janet, la sua ragazza. Accendi la radio. Quando sentirai una canzone che si chiama Brown Eyed Girl, sarà il segnale che verrò a prenderti per andare a vivere finalmente insieme. Hey, where did we go? Days when the rains came.
playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts are thumping, and you, a brown eyed girl. Passarono mesi, mesi in cui Van tornò ancora a galleggiare nel limbo di Belfast in attesa di notizie dall'oltreoceano. L'ho sentita, quando? L'altro ieri e anche oggi, ce l'hai fatta Van! La telefonata di Janet riaccese la speranza del ragazzo. Brown Eyed Girl, nell'agosto del 1967, iniziava a scalare le classifiche. Bert aveva avuto un'intuizione. Aveva raccolto tutte le canzoni dell'incisione e le aveva confezionate in un album. La copertina aveva allusioni psichedeliche, così come il titolo, Blowing Your Mind. La cosa non piacque affatto a Morrison, che non aveva mai fatto uso di droghe in vita sua, ma era il suo biglietto di sola andata per andarsene dalle colline sonnolente di Belfast. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling, to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Some more romance with you, my love. Latitudine Soul oggi finisce qui. Noi ci ritroviamo domani sempre con una nuova storia scritta da Luca Sapio, raccontata dalla voce di Luca Ward. radio1.rai.it per chi volesse scaricare tutti i nostri podcast, chi volesse ascoltare tutte le nostre storie. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Vi ricordo che da dopo la Befana i nostri appuntamenti settimanali cambiano. Andremo in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì alle 23, quindi di sera in più alle 5 di pomeriggio, mentre saremo in onda la domenica mattina alle 8:30. Per salutarvi oggi abbiamo scelto di rileggere un brano portato al successo da Tom Jones, The Lonely One, nella nostra versione per voi. Well, you don't know how much you mean to me. I say goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much I miss you so. But now it's done, and I'm the lonely one. You heard me say, upon that rainy day, please set me free. Cause I don't wanna know. Well, you don't know how much you mean to me. I say goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much you mean to me. I love you so, baby. Come on.